can be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. Cause ooh, your body talks, your body talks. Woo, woo, your body talks. Buon pomeriggio a tutti, gentili web spettatori. A distanza di un mese, bentornati alla trasmissione mensile prodotta e gestita interamente dalla Web TV Fermi. Fermi tutti, eccoci qui. Produzione, regia, tra i ruoli tecnici rientra anche la conduzione. Per questo do il benvenuto alla mia collega di oggi, Alessia Raffa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Roberto. Grazie, Alessia. Fino ad ora abbiamo avuto inquadrature parecchio singolari, ci siamo visti solo noi. Abbiamo degli ospiti speciali qui. Siamo nell'Accademia delle Belle Arti, come ci dirai tu tra poco. Dove siamo, cosa facciamo e di cosa parliamo? Sì, infatti, oggi siamo proprio nell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, che ringraziamo per la preziosa ospitalità, e oggi parleremo proprio di arte. Infatti, parleremo di arte e quindi è arrivato proprio il momento di accogliere l'ospite. Purtroppo abbiamo avuto un contrattempo, infatti avevamo annunciato sulla nostra pagina Instagram che avremmo avuto con noi ragazzi dello Stato Sociale. Ce li abbiamo comunque però in via telematica, infatti abbiamo fatto un collegamento con FaceTime che vedrete dopo, gentili web spettatori. Adesso accogliamo i nostri ospiti. Dialoga con noi Luca Genovese, il disegnatore e il fumettista del nuovo libro dello Stato Sociale, Andrea. Buonasera Luca. Ciao, buonasera. E inoltre dialoga con noi anche la professoressa Maria Saveria Ruga, che è referente dell'Accademia delle Belle Arti. Buonasera. Buonasera, grazie. Luca Genovese, illustratore di Montebelluno, come sentiremo tra poco, bolognese acquisito a detta di Alberto Guidetti, esatto, giusto? Sì. Benvenuto a Catanzaro, cosa te ne pare? È stato velocissimo, cioè, siamo arrivati da pochissimo, sono subito arrivato qui, quindi mi pare tutto bello. Benissimo Luca, prima di passare al libro, velocissimi qualche domanda. Una domanda particolare, magari di un tema che avete anche trattato nell'incontro. Il dualismo che c'è tra arte e scienza, noi studiamo ad un liceo scientifico, quindi diciamo che è un rapporto che è stato sempre fecondo e anche contemporaneo. Oggi, nella società di oggi, è un rapporto che si è intrecciato sia dall'umanesimo e al rinascimento. Tu come lo vedi? Cioè, qual è il punto di vista importante che ha l'arte, che però manca alla scienza? Oddio, una cosa importante che ha l'arte, ma che manca alla scienza, accidenti. Io non sono uno scienziato e non sono un... sono forse più dalle parti dell'artista. Certo, cosa ci dici? Non lo so, francamente trovo che almeno l'arte di cui mi occupo io, che è il fumetto, si sposa molto bene con anche con la divulgazione, con raccontare storie di scienziati o comunque di personaggi che rientrano nel panorama comunque delle vicende, che comunque ho avuto storie molto interessanti, però anche per raccontare effettivamente come poi funzionano alcune cose, che anche chimica o... Però la scienza è comunque un linguaggio, il fumetto, quindi si può raccontare e parlare di scienza anche con i fumetti, assolutamente, ne stanno uscendo. Air Comics, mm-hmm. Conosci, ad esempio. Sì. E penso che, non lo so, penso che nascano tutte e due da cercare di immaginare qualcosa che non esista. Assolutamente. E poi andare a capire come si traduce poi con in scienza o in narrazione. Assolutamente, assolutamente. Invece Maria, quali sono gli obiettivi formativi principali dell'Accademia e di quale indirizzo è composta? Allora, la nostra Accademia proprio quest'anno ha lanciato, accanto agli indirizzi tradizionali, che sono quelli appunto tradizionali di insegnamento accademico, pittura, scultura, scenografia, decorazione, da quest'anno abbiamo nuovi corsi attivati, tra cui il triennio di fashion design, design del gioiello, nuove tecnologie. Anche abbiamo la scuola di game design, che è la prima istituita in un'accademia statale, quindi ne siamo ben fieri, insieme anche al nuovo corso di regia. E quindi anche noi cerchiamo di modulare il percorso tradizionale, quindi mantenere quelle costanti della formazione umanistica, che un po' sono le basi di questo mondo della creatività, di cui l'accademia dovrebbe essere una fucina, affiancando però l'ingresso delle nuove tecnologie e anche delle
figure professionali che poi dovranno uscire da questa accademia, perché comunque, come si diceva oggi, una fucina è un lavoro, si apprende. In questi anni i nostri allievi sperimentano diversi campi della loro crescita professionale, imparano tecniche, scoprono mondi, scoprono professionalità, applicazioni di questo mondo anche che c'è all'esterno, però poi c'è anche il mondo fuori che li aspetta, e quindi cerchiamo di mantenere questo dialogo. Questo equilibrio, assolutamente, proprio nei lavori che riguardo, cioè che potrebbe intraprendere un alunno dell'Accademia delle Belle Arti, c'è anche quello del fumettista. Noi abbiamo un fumettista qui, abbiamo un disegnatore. Il fumettista, al pari quasi del regista, ha il compito di dare un punto di vista al lettore, quindi uno sguardo. Tu senti la responsabilità di questo ruolo, Luca? Beh, forse ci ho un po' fatto l'abitudine, però non lo so, a volte è comunque una responsabilità quella di tenere, di rappresentare al meglio la storia e le emozioni che la storia ti vuole raccontare. È sempre una sfida, quindi è pur sempre una responsabilità che di volta in volta, di progetto nel progetto, si prende in mano. E boh, penso, sì, il regista è anche un po' il loro sceneggiatore in sé, cioè comunque ti racconta cosa vuole che si rappresenti, in che modo, quindi c'è anche un ritmo. Si trova sempre una, il fumetto è molto, si fa comunque a più mani, mm-hmm. e quindi c'è sempre un dialogo anche tra scrittore, disegnatore, certo. colorista, tutto sì. quello che compare poi diventa un messaggio. Luca, chi è Andrea e quali sono i temi chiavi temi chiavi principali del libro? Allora, chi è Andrea? Andrea è questo, è il nostro protagonista del libro, ed è un ragazzo con un'età non meglio specificata, un adulto comunque, mm-hmm. sui 30-40 anni, con la sua attività, con un passato abbastanza particolare, singolare, poi che comunque viene un po' manifestato durante la storia, ma non è principalmente quello il fulcro della narrazione. La narrazione di Andrea, il tema principale un po' più che tema principale direi che è la situazione iniziale del libro, è una situazione di routine, di protezione, che poi viene a causa di un evento esterno che lo costringerà appunto Andrea a uscire da questa sua comfort zone, e lo porterà poi ad affrontare anche se stesso, quindi capiremo anche qual è il suo passato, elementi dei suoi traumi comunque che vengono a galla. E comunque Andrea è una persona normalissima, cioè una persona che potresti incontrare, poi potresti anche conoscere, potresti essere tu, se vogliamo metterla così. Certo, c'ha discrete sfighe, quindi spererei di no, però comunque è un personaggio normale, non è un supereroe, non ha super qualità, non ha niente. Certo, ci può dire. Ha una vita che è una cosa. Assolutamente. Ci può dire di più Alberto Guidetti, dello Stato Sociale, detto Bebo, che è collegato con noi in FaceTime. Alberto, per te chi è Andrea? 30-40 anni, che ha un bar in periferia di Bologna e svolge una vita tutto sommato regolare, con la sua routine, apre il bar, lavora e torna a casa. Molto limitata, come tanti tra l'altro. Tuttavia dentro di sé un caos dovuto a un passato piuttosto turbolento che non riesce a pacificare, ma con cui ha imparato a convivere in qualche maniera, con queste fughe in cui si allontana dalla realtà, realtà che tra l'altro cerca in tutti i modi di schiacciarlo. L'ultimo grande evento che lo farà un po' cambiare definitivamente è legato appunto proprio al bar, perché riceverà un avviso di sfratto che gli intimerà appunto di chiudere l'attività, e da lì insomma prenderà coscienza che forse c'è bisogno di ripensare tante cose. Professoressa, quali sono i punti di forza dell'Accademia per cui un ragazzo dovrebbe iscriversi proprio? Beh, diciamo che il mondo dell'Accademia unisce, come dicevo prima, due cose. Da un lato c'è una formazione anche teorica, che è quella che via via fa crescere un po' la personalità, no? del giovane creativo. Dall'altro c'è questo approccio un po' più pratico rispetto, no? a un tradizionale corso universitario, un mondo che anch'io frequento e conosco sempre per lavoro.
qui c'è questo punto di forza, cioè si interagisce subito sul territorio, si hanno tante occasioni di crescita, di confronti, premi, anche che mettono in connessione le varie accademie statali sul territorio, e questo è sicuramente un punto di forza. E poi anche legarsi, come la presenza del nostro ospite oggi, potersi interfacciare subito con dei creativi che operano, che portano avanti la loro ricerca, perché alla fine quello che in realtà fa uno studente, noi abbiamo pensato quello che è genovese, soprattutto i nostri studenti di illustrazione, di grafica, di graphic design, ma in realtà non solo, molti di quelli che ti facevano domande erano i ragazzi di pittura o di scultura, no? Quindi, come vedi, è trasversale questa ricerca nei loro anni di formazione. Però, come dicevo prima, loro cercano in questi anni di mettere a punto una propria ricerca personale. Certo. E questo è un percorso molto più variegato e molto più originale e ricco rispetto a un tradizionale, diciamo, curriculum universitario, ad esempio, e questo è sicuramente un punto di forza. Anch'io conosco il mondo dell'accademia da 4 anni e via via mi sono appassionata e innamorata di questo tipo di approccio con gli studenti, perché certo, con loro poi anche essere una realtà, diciamo una piccola accademia dal punto di vista proprio anche logistico, ci consente però di avere un rapporto molto forte e molto diretto con i nostri allievi, e quindi questo percorso individuale di crescita si fa insieme ed è veramente un punto di forza. Assolutamente. Luca, velocemente io ti chiedo, per circa 5 artisti bolognesi come i ragazzi dello Stato Sociale, in collaborazione con te un fumettista bolognese acquisito, a mio parere il primo pensiero non può non andare ad Andrea Pazienza. Io ho qui Zanardi, che è un libro di mia mamma, però insomma... Bella edizione. Sì, bella edizione, un po' vecchiotta. Siamo un po' tutti figli di Andrea Pazienza, secondo te? Io devo dire che l'ho scoperto molto tardi, Andrea Pazienza. Però, in qualche modo è una potenza che non... è una versatilità in cui non potevi non trovare qualcosa che ti parlasse, quindi in qualche modo trovava sempre un punto di raccontarti una vicenda o un tipo di segno, un tipo di personaggi che riconoscevi, che sentivi tu, che avevi già conosciuto, che, quindi in qualche modo sì, è formativo, è irreplicabile, cioè non si può rifare Pazienza, ma come non si possono rifare tutti, diciamo, i grandi, però Pazienza in particolare aveva una potenza che non... Sei figlio, diciamo, sei editore in qualche modo, però via, libero, cioè, non ti vorrebbe tra i piedi, secondo me. Assolutamente. Alessia? Bebo, tu cosa ne pensi? Sì, un attimo, lo chiediamo a Bebo. Bebo, scusami se ti ho interrotto, e poi vediamo il servizio che mostra da dove stiamo trasmettendo oggi, anche una specie di promozione, ringraziamento all'Accademia delle Belle Arti. Torniamo da poco. Ma chi non lo è? anche quando non lo conosci, lo sei, tra l'altro. Innanzitutto, noi siamo 5 bolognesi, ma Luca, attenzione, di Montebelluno, però è un bolognese acquisito, quindi in qualche maniera, dopo tanti anni lo consideriamo bolognese. Certo. Pazienza è un inimitabile riferimento. Io dalla mia dico una cosa che non vuole essere indelicata, ma è un po' anche un prendere le distanze, forse anche un po' diversi. Non amo gli idoli, non amo gli eroi, non amo quelli che diventano all'improvviso venerati maestri. Pazienza era e resterà un colosso della scrittura e del disegno. Credo che da parte sua, conoscendolo solo attraverso purtroppo le opere per questioni anagrafiche, non avrebbe amato essere incensato ripetutamente, anzi costantemente, come poi è successo dopo la sua morte, perché poi quando era in vita Pazienza era molto 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 contestato, anzi era quasi un outsider assieme a tutti i suoi collaboratori, tra l'altro. Quindi Andrea è un riferimento, Andrea Pazienza è un riferimento, però è una parte di un mondo che per noi è molto molto ampio, non c'è solo Pazienza, insomma. Ha fatto tantissimo, fa tuttora, però l'universo è costellato, ecco. Andrea ha riscosso successo. Ci troviamo stamattina all'Accademia delle Belle Arti, che ringraziamo per l'ospitalità. Vediamo le opere d'arte che ospita questa struttura.
sull'asfalto delle tue autostrade. Non tutto è il sangue, si è già rappreso. Verde di chiesa, odore di mare. E dolce pietra dal cuore disteso. Spiaggia che muore lì in mezzo al grano. Vecchia pineta dal fondo parlante. Che cos'è e quali sono le attività che si svolgono nell'Accademia delle Belle Arti? Allora, l'Accademia di Belle Arti è una scuola che fornisce una preparazione alla pari dell'università, è divisa in 11 scuole, ci sono due, diciamo, è divisa in arti visive e arti applicate, e le materie si svolgono sia nei laboratori, quindi a livello pratico e a livello teorico. E a livello pratico c'è molto più confronto, diciamo, sia tra noi studenti e nel rapporto studente-professore, diciamo, mentre le teoriche sono la base della teoria, insomma, quindi storia dell'arte, estetica, fenomenologia dell'arte, insomma, quindi non si basa prettamente sull'arte, ma anche sulla filosofia, diciamo. Perché hai scelto l'Accademia delle Belle Arti? Ho scelto l'Accademia delle Belle Arti perché, anche se ho fatto un percorso di studi diverso al liceo rispetto, appunto, a studi artistici, ho comunque sempre avuto una passione per l'arte. Negli ultimi anni di liceo ho deciso che era la mia strada e che volevo, appunto, fare l'Accademia, dunque non c'è bisogno di aver fatto già studi artistici per iscriversi assolutamente. A chi consiglieresti questa scuola? Consiglierei l'Accademia a chiunque abbia, appunto, questa passione per l'arte, questa voglia di fare l'artista o quantomeno lavorare nel mondo dell'arte, insegnare arte oppure fare, appunto, il graphic designer, ripeto, anche se non si sono già fatti studi artistici. Eccoci tornati in studio, abbiamo visto le immagini dell'Accademia delle Belle Arti, continuiamo a parlare con lui ancora per poco di arte. Luca, tu che studente eri, avete relazione alla scuola, certo, eh? Pessimo e distratto, hai detto pure. Pessimo e distratto, sì. Pessimo e distratto. Sì, io... Pigro, pigro anche, ma naturalmente. No, io sono veramente sempre stato un pessimo studente. Sì. Perché avevo sempre la testa da qualche altra parte. Poi trovi sempre qualcosa anche in un percorso, in una classe o in una... Quella cosa che ti effettivamente richiama la tua attenzione, ti appassiona, quindi... Diciamo che avevo momenti di eccellenza seguiti da inspiegabili magari per gli altri, ma pure anche per me. Però sì, bene o male galleggiavo, diciamo, sono sempre uscito dal rotto della cuffia, ho avuto momenti di exploit incredibili, tipo mi chiedevo ma da chi hai copiato, no? In realtà è tutta roba mia, però niente, vabbè, semplicemente anche avevo noi, la quadratura, ma certo, infatti succede. Non ho mai avuto un metodo, l'ho cominciato ad avere quando ho cominciato a ragionare di diventare un fumettista. Mm-hmm. Ho sempre disegnato anche quando facevo lo studente, però poi ho fatto la scuola internazionale di comics e lì sono stato piuttosto un bravo studente. Ho capito. Guarda, quello di Andrea, piuttosto anche sul tema, su questo tema di cui abbiamo appena parlato, è uno sguardo un po' disincantato. Voi parlate più che altro ad un pubblico fatto di ragazzi dai 14 ai 18 anni, magari non in tutta Italia, ma in questa trasmissione qui, perché noi siamo una scuola superiore, in questa trasmissione qui sì. Quindi spiegateci un attimo questo passaggio. Noi dovremmo avere, secondo voi, uno sguardo disincantato come quello di Andrea e prenderlo come esempio? No. No. Assolutamente. Io non penso che Andrea vada preso come esempio, e comunque non abbiamo fatto un libro che ti insegna qualcosa. Quindi non vuole neanche che si prendano... Sono tutti spunti, anzi, in realtà, che mettiamo nel libro da Andrea, appunto, e dal suo modo di affrontare la vita, non tanto il suo vissuto, che ognuno ha il suo, ma il modo passivo, effettivamente, e il suo chiudersi, il suo fuggire. E... è uno spunto che potrebbe essere interessante da una persona per cominciare a ragionare su effettivamente l'identità, cioè cosa mi circonda, che persone mi circondano, che può essere Jura, può essere Azzurra, può essere Giuliano, il padre, può essere anche un tizio che entra nel bar di Andrea e dice due battute. Effettivamente noi abbiamo comunque raccontato tutte cose che conosciamo, che esistono nella quotidianità. Sì. E sono spunti che credo che più che insegnare qualcosa potrebbe cominciare a far
mettere in discussione, anche creare un dibattito magari, e dire questa persona perché si comporta così, cosa l'ha portato. Noi non te lo vogliamo raccontare, perché lo conosci anche tu, basta che ti guardi intorno, certo. Ce l'hai. Quindi. Assolutamente. Proprio per questo io appunto sulla questione di dibattito, un dibattito particolare che si è creato in questi giorni è proprio quello su Sanremo. Ci colleghiamo con Bebo e Bebo ti chiedo subito, Sanremo al tempo d'oggi è più propaganda o più talento e musica? Boh, potrei rigirare la domanda chiedendoti, 40 euro il biglietto, sono propaganda o è davvero musica e talento? No, che è una questione personale, io credo, no? Cioè, ha a che fare col gusto, quelli che dicono che la roba che passa in TV o dentro Sanremo sia tutta merda, non capiscono un cazzo, così come quelli che santificano necessariamente l'assoluta e completa indipendenza, e ce lo facciamo da soli, non voglio dire nulla, raga. Purtroppo, tra l'altro, stiamo parlando attraverso lo schermo di un telefono, cioè è tutto cambiato, la cultura non ha più dei grandi paletti, ha eventualmente delle grandi correnti, se tutto va bene. Sanremo è un'ottima vetrina, ci sono delle cose di grande qualità, delle cose discrete, dell'altra roba che è feccia. Più o meno come il mondo. Ho capito, ho capito. Ascolta, l'ultima domanda. Cosa ti senti di augurarci? Cosa ti senti di augurare a noi giovani dai 14 ai 18 anni di scuola superiore? Ah, vorrei augurarvi felicità e prosperità, come direbbe Mattarella o forse il Papa. No, mi sento di augurarvi di riuscire davvero a fare la differenza in questo mondo, che è un mondo di adulti molto brutti, sono degli adulti veramente molto brutti, mi ci metto in mezzo anch'io che sono abbastanza brutto, ma quelli un po' più adulti di me, dai 40 ai 45 anni in su, sono veramente gli adulti più brutti che la storia della Terra abbia mai visto calcare questo paese, quindi spero che le nuove generazioni possano fare davvero la differenza, e io sono sempre stato fan delle nuove generazioni, io non vedo l'ora che arrivi uno più giovane di me a dirmi fatti da parte perché il tuo tempo è arrivato, e vorrei che succedesse questa cosa. Bene Bebo, grazie per questo tuo parere, noi continuiamo un attimo a torturare Luca qui in studio che sicuramente sta avendo tantissima pazienza appunto, ecco. Luca, il libro qui si conclude con una frase di Gilles Deleuze, come si è detto prima, che è un filosofo che ha avuto una vita molto importante e poi è morto suicida, insomma, nel 1995. La frase recita: non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi. A noi ragazzi del Sud, recentemente anche da una figura istituzionale piuttosto importante, è stato consigliato di applicarci sotto il punto di vista dell'impegno e del sacrificio. Ma secondo te il sacrificio è un'arma? Ah, wow. Non lo so se è effettivamente la domanda. Il sacrificio non lo vedo come un'arma, però. Mm-hmm. Deve essere uno strumento che te la fa affilare l'arma, comunque. È un po' di quelle pietre che ti affila una lama. Mm-hmm. Perché l'arma vera e propria è forse un'altra, però se non ci metti sacrificio, abnegazione, cioè ci metti proprio le scusate. No, ragazzi, figurati. Però. Cioè, metterle quelle, poi l'arma effettivamente la impari ad usare. Assolutamente, assolutamente. Bene, Alessia, io direi di fare, giocaci una delle tue pietre miliari, vai, una domanda un po' particolare. Allora, prima di tutto vorrei chiederti, Luca, un augurio e una raccomandazione per noi ragazzi. Wow. Te l'aspettavi? Ma per niente. Beh, buon San Valentino. Ah, grazie, grazie. No, in realtà un augurio. Ragazzi, niente, venite da capo, perché comunque è un'età divertente la vostra. È una raccomandazione? Non mi permetterei mai. È una raccomandazione che avevi chiesto. No, non lo so. È un augurio. Non le so fare, sono pessimo a dare esempi, e quindi raccomandazioni, però fate quello che vi pare. Non è una raccomandazione. Perfetto. Forse no. Comunque, fatelo bene però quello che vi pare. Certo. Professoressa, lei? Beh, ragione che è un po' difficile. Sicuramente un augurio è di questi anni viverseli tutti con una certa
consapevolezza da una parte, ma anche stare nel tempo giusto e imparare a guardarsi molto attorno, a leggere la realtà, a farsi un proprio punto di vista, ecco. E insieme l'augurio e la raccomandazione, cioè vorrei che insieme, in entrambe le cose, voi riusciste, cioè dovremmo tutti affinare quel tipo di capacità, e quindi vorrei davvero che voi foste molto attenti a quello che vedete, a quello che sentite, a quello che leggete, e a stabilire una certa capacità critica, che non siano gli altri a dirvi come vedere il mondo, ma che abbiate la consapevolezza di leggerlo da sole. In questo un po' è una deformazione professionale di quei codici visivi che dicevamo prima. Esatto. Che sia il fumetto, che sia un'opera d'arte, che sia arte antica o che sia moderna o contemporanea. Cioè leggere la realtà è così, la storia dell'arte è sempre stata vista come una piccola cenerentola nel mondo dello studio, dove anche nel vostro, immagino, curriculum scolastico, però è sempre stata vista con sospetto, e la sua inutilità è una piccola, diciamo, bandiera, un piccolo inganno che ci vogliono far credere questo. In realtà è proprio quello che ci insegna a vedere, un gusto anche estetico, che non significa solo ciò che è bello o ciò che è brutto, ma anche ciò che è bene, no? E ciò che è male. Quindi questo. Grazie mille, grazie per questo vostro prezioso contributo. Noi vi abbiamo tenuto per un bel po'. Volevamo concludere con un piccolo contributo realizzato dai ragazzi, dai bambini più che altro, dell'Istituto Comprensivo Patari di Catanzaro, che hanno realizzato qualcosa che dovete assolutamente vedere, anche se non vi riguarda, riguarda più ragazzi dello Stato Sociale. Lo vedrà anche Alberto, che è collegato direttamente con noi. È un tributo che riguarda La Vita in Vacanza. Hanno registrato Una Vita in Vacanza, un coro di 80 bambini, e l'hanno cantato per ringraziare appunto i ragazzi dello Stato Sociale che sono stati... Una canzone stati... con tutte quelle parolacce. No. No, è stata... Buca i palloni. Possiamo dirlo. Io vi ringrazio, ringrazio grazie Alessia per il grazie prezioso grazie contributo. Grazie a voi, grazie al Liceo Fermi che ci ha ospitato in questo bellissimo set, grazie anche al Liceo Siciliani che ha partecipato insieme ai nostri allievi, perché la sua presenza, questo lo devo dire, fa parte di una serie di progetti che l'Accademia porta avanti. Seedings, che è una rete di esposizioni che mette in rete un po' di musei sul territorio regionale e nazionale, e Collezioni Digitali, con cui invece è arrivato il nostro ospite, che invece riguarda un progetto di catalogazione e digitalizzazione della biblioteca dell'Accademia. Entrambe queste attività hanno ricevuto dei finanziamenti regionali, quindi siamo molto soddisfatti, e perciò grazie a voi di aver collaborato con noi. Grazie. Io vi ringrazio, saluto i nostri web spettatori e vi do l'appuntamento al prossimo mese, qui direttamente su Fermi Tutti. Seguiteci sui nostri canali Facebook e Instagram. A presto, arrivederci. A presto. Ciao.